soggettive che ti fanno andare verso. Ed è giusto, lì uno può dire, ma non mai, quelle sono opinioni e c'è ovviamente una discrezionalità della persona. Ma nel momento in cui parliamo di corpo umano, nel momento in cui parliamo di leggi della fisica, leggi della matematica, come si scrive la lingua italiana, come si fa una poesia, c'è un metodo e ci sono delle regole scritte e c'è un metodo per dimostrare in maniera scientificamente valida la verità di quella affermazione. E se no, ognuno di noi si potrebbe alzare al mattino e come tifiamo con una squadra piuttosto che con un'altra, dire no, ma il fegato non fa questo, fa un'altra cosa, e, che ne so, 2 più 2 non fa 4, ma fa 5, eccetera. Okay? Per cui siamo pronti a non a rispondere, ma a dimostrare perché quello che in quel momento quella persona è in perfetta buona fede. Perché purtroppo le informazioni girano attraverso canali che non sempre sono eticamente validi, ci dica qual è il suo dubbio, qual è la sua perplessità e noi siamo pronti a dimostrare perché quella affermazione è sbagliata e perché ce n'è una che ha delle basi più solide e che deve essere seguita. Grazie.